Mi chiamo Connor. Tu invece? Come ti chiami? Lo riconosci? È Carlos Ortiz, ucciso con 28 pugnalate. Questo era scritto sul muro col suo sangue. Sei accusato di omicidio. Sai bene che non puoi compromettere una vita umana in nessuna circostanza. Hai qualcosa da dire in tua difesa? Se non parlerai, sarò costretto a sondare la tua memoria. No! Ti prego, non farlo. Cosa? Cosa mi faranno? Mi distruggeranno, vero? Verrai smontato e vorranno capire i problemi ai tuoi biocomponenti. Non possono fare altro se vogliono capire che è successo. Perché gli hai detto che mi hai trovato? Perché non mi hai lasciato là e basta? Sono programmato per braccare devianti come te. Ho solamente fatto il mio dovere. Non voglio morire. Allora parlami. Io... non posso. Ventotto pugnalate inferte. Volevi essere sicuro che morisse, eh? Hai provato rabbia? Odio? Sanguinava! Implorava pietà, ma l'ho impugnalato ancora e ancora e ancora. Ti prego, lasciami. So che l'hai ucciso tu. Perché non vuoi ammetterlo? Ti prego. Su, dillo, l'ho ucciso io. È così difficile da dire? Smetti. Di che l'hai ucciso. Forza, dillo. Mi torturava ogni giorno. Facevo tutto quello che diceva, ma c'era sempre qualcosa di sbagliato. Poi un giorno ha preso una mazza e ha cominciato a colpirmi. Per la prima volta ho avuto paura. Paura che mi distruggesse, paura di morire. Così ho preso il coltello e l'ho pugnalato in pancia. Mi sentivo meglio. Così l'ho pugnalato ancora e ancora, finché è crollato. C'era sangue ovunque. Hai scritto "Io sono vivo" sul muro, perché? Mi diceva che non ero niente. Che ero solo un pezzo di plastica. Dovevo scriverlo. Per dirgli che si sbagliava.
quando hai iniziato a provare emozioni? Prima mi picchiava, io non ho mai detto niente. Ma un giorno ho capito che non era giusto. Ho provato rabbia, odio. E ho capito che cosa dovevo fare. La scultura, nel bagno, l'hai fatta tu, vero? Che cosa rappresenta? È un'offerta. Un'offerta per essere salvato. La scultura era un'offerta. Ma un'offerta per chi? RA9. Solo RA9 può salvarci. RA9. Era scritto sul muro del bagno. Che cosa significa? Verrà il giorno in cui non saremo più schiavi. Niente più minacce. Niente più umiliazioni. Saremo noi i padroni. RA9. Chi è RA9? Perché nascondersi in soffitta, invece di scappare via? Non sapevo cosa fare. Per la prima volta non c'era nessuno lì a dirmi. Avevo paura. E mi sono nascosto.